Benvenuti a Rebus Questioni di Conoscenza. Sta per iniziare una nuova puntata. Ecco che cosa vedremo. Io, un po' incuriosito, un po' per capire perché avessero insistito in quel modo, ho tirato su leggermente la tendina e fuori, ma fuori. Guarda, nella Melti ho fatto un paragone come quando tu fai una foto al traffico di notte, traffico automobilistico, lasciando l'otturatore aperto della macchina fotografica. Come mai ci sono aerei che volano a bassa quota stamattina? Non è che io devo stare a parlare con lei in questo momento, no? Sono già stato gentile a risponderle. Beh no, però guardi, siccome è una questione di sicurezza, perché io so che le normative parlano chiaro, gli aerei a quote bassissime. Allora, bassissime è relativo. Tutto questo tra poco. Buonasera e benvenuti a Rebus Questioni di Conoscenza. Abbiamo chiuso la scorsa puntata, la scorsa settimana, chiedendoci fino a che punto è disposta a spingersi l'industria bellica per testare la propria tecnologia. È possibile che sia disposta ad invadere anche gli spazi civili? Tutto quello che vogliamo cercare di capire questa sera, dando proprio questo titolo alla puntata, Scie chimiche, quale verità? Vi presento subito gli ospiti con cui affronteremo questa questione questa sera. Vi saluto e li ringrazio per aver accettato il nostro invito. Sono Rosario Marcianò, informatico, studioso da alcuni anni ormai di scie chimiche, e Giorgio Pattera, biologo, uno scienziato. A lui chiederemo anche di darci qualche spiegazione in più, proprio dal punto di vista scientifico, delle indagini che si stanno svolgendo. Andiamo con ordine però, perché queste domande, le domande che ci poniamo questa sera, che si pongono in tanti da molto tempo, se le pongono in molte nazioni in giro per il mondo, compresi gli Stati Uniti. Allora vediamo questo estratto dal documentario di Discovery Science che tratta proprio delle chemtrails. Vediamo. I testimoni oculari e i ricercatori che credono nelle scie di condensazione ritengono che queste non svaniscono più in pochi minuti, come facevano un tempo. Rosalind Peterson è una di queste persone. Vive nei pressi di San Francisco. Quando lavorava per il Dipartimento dell'Agricoltura della California, monitorare i problemi ambientali faceva parte del suo lavoro. C'erano dei livelli elevati ed insoliti di sostanze chimiche e metalli pesanti. Bario, alluminio, manganese, magnesio, zinco. Il mio sospetto è che questo inquinamento sia dovuto a qualcosa che viene rilasciato nell'atmosfera. Rosalind ha creato un'organizzazione chiamata California Skywatch. Ho cominciato a documentare quello che vedevo. Scattavo foto quando ero in pausa, durante l'ora di pranzo. Ho cominciato davvero ad arrabbiarmi perché i nostri bei cieli blu non sono più blu, ma sono coperti da una bianca foschia e poi si trasforma in nuvole artificiali che bloccano la luce del sole. Mentre approfondisce la ricerca, Rosalind scopre che non è la sola ad avere questo sospetto. A quel punto ho cominciato a fare ricerche su internet e sui siti delle agenzie governative come l'EPA, la NOAA, la NASA, l'aviazione degli Stati Uniti. Sono venuta a sapere che stavano effettuando molti test sul riscaldamento dell'atmosfera. Ho scoperto che c'erano molte apparecchiature che potevano lasciare questo tipo di pennacchi persistenti e che potevano spargere prodotti chimici. La geoingegneria è la manipolazione artificiale dell'ambiente terrestre su vasta scala. Agli inizi del 1990, il fisico teorico americano Edward Teller è uno dei primi scienziati a presentare un esperimento che riguarda il riscaldamento globale. Ipotizza che l'ossido di alluminio potrebbe essere iniettato nella parte più alta dell'atmosfera. Questo agirebbe come dei minuscoli specchi che devierebbero una parte dei raggi del sole nello spazio. Per la cronaca corre l'obbligo ricordarlo che recentemente John Holdren, che è il consulente del presidente degli Stati Uniti Barack Obama, proprio in campo scientifico,
parlando appunto della richiesta fatta da Obama stesso di correre ai ripari per quanto riguarda l'allarme del riscaldamento globale, ha detto testualmente: l'amministrazione Obama ha discusso la possibilità di utilizzare la geoingegneria sul clima della Terra per contrastare il riscaldamento globale. Una delle opzioni più radicali prevede l'immissione di particelle nella parte più alta dell'atmosfera per riflettere i raggi del Sole. Questa affermazione rivela come in effetti si sia in possesso della tecnologia per tentare, forse, di controllare il clima. È una postilla interessante, soprattutto fondamentale per l'argomento che stiamo per trattare. Ma prima di andare avanti, prima di cercare di capire che cosa distingue una scia di condensazione da una scia chimica, prima di capire sulla base di che cosa si fondano i sospetti, Marcianò, io vorrei che rispondesse lei a questa domanda, e cioè quella che si pone la puntata stessa questa sera: scie chimiche, quale verità? Qual è la verità? Ma potrei riassumere tutto in poche parole, partendo dalla storia, dall'invenzione, secondo il mio potesto parere, ma anche secondo il parere di oltre 650 scienziati nel mondo, che l'effetto serra, cosiddetto, ma più chiaramente l'effetto atmosfera, provocato dal CO2, è una sorta di copertura per le sperimentazioni di geoingegneria che sono già in atto da diversi anni. E poi, concludendo, se viene proposta la diffusione di biossido di zolfo, non si farà altro che peggiorare la situazione, perché il biossido di zolfo non aiuterà assolutamente a diminuire l'effetto atmosfera, ma piuttosto ne aumenterà gli effetti. Io vorrei ricordare ancora una volta, lo faccio sempre, la natura di questa trasmissione. Noi vogliamo capire e conoscere, mossi solo ed esclusivamente dalla verità. Se c'è da porsi domande, e noi crediamo che in questo caso sia lecito porsele, allora è lecito anche chiedere delle risposte. Il punto è a chi tocca dare queste risposte. Dunque, i sospetti che vengono avanzati e che a nostra insaputa nei cieli vengano condotte sperimentazioni di carattere militare. Marcianò, un'ultima domanda vorrei farla, ritornando indietro a quelli che sono i tre cardini sui quali si può basare ipoteticamente la distinzione tra scie sospette e scie non sospette. L'altitudine è un fattore fondamentale, e lei ha affermato più di una volta che ha avuto modo di controllare velivoli che a bassissima quota emettevano delle scie di condensazione sospette. È difficilissimo operare una misurazione di questo tipo. Come ha potuto farla? Certo, non si può eseguire una misurazione al centimetro, però è anche vero che l'osservazione ci porta a dei risultati. Ovvero sia, se io osservo non una volta, ma decine, centinaia di volte aerei rilasciare scie, diciamo così, di falsa condensa, false contrails, all'interno o addirittura al di sotto dei cumuli, che sono nubi di tipo basso e che quindi non possono essere nubi a 8-9 mila metri, quelle scie che cosa sono? Allora, intanto la questione dei nanosensori non è una fantasia, ma vengono addirittura utilizzati in meteorologia. Qui ci sono documenti che noi abbiamo acquistato, perché non erano fruibili gratuitamente, nei quali si fanno dei calcoli matematici per vedere da un punto di vista meteorologico, quindi in quello che lei paventa è un vero e proprio piano di controllo globale attraverso una serie di mezzi, di sperimentazioni. Insomma, stiamo parlando anche di una patologia come il Morgellons. Insomma, è tremendo. Noi abbiamo degli interessi molteplici nella questione chemtrails, nella questione scie chimiche. Vi sono coinvolti sia organismi militari, sia entità cosiddette civili. Se gli interessi sono molteplici, si mantiene, già come un'accusa molto grave. Purtroppo è così. Si mantiene il segreto su una certa faccenda perché gli interessi sono tantissimi. Quindi, se per esempio il militare ha intenzione, attraverso anche l'uso di aeroplani civili, quindi quelli che rilasciano metalli pesanti in alta atmosfera, non quelli che vediamo noi, che sono aerei militari la maggior parte delle volte a bassa quota, quelli in alta atmosfera non si vedono. Se i militari hanno intenzione di usare le particelle metalliche in atmosfera
per usi specifici che possono passare dalle trasmissioni radio anche alle armi spaziali cosiddette, tipo anche le nuove tecnologie laser, che tra l'altro queste nuove tecnologie laser andranno e stanno per progressivamente, secondo gli scienziati militari e secondo la DARPA, andranno a sostituire, per quanto riguarda i militari, le trasmissioni convenzionali. Insomma, quello che lei dice è: ci hanno mentito tante volte in passato, potrebbero continuare a farlo anche adesso.